Il tour degli scandali arriva finalmente ai piedi delle Alpi. I riflettori sono tutti puntati sulla sfida tra Ulrich e Pantani. E Marco disse: ah, domani, aspetta, com'è la tappa di domani? Qui domani qui ci sono tre montagne, qui bisogna andare, bisogna dargli almeno qualche minuto a Ulrich, no? Ridendo così. Ma quello Beppe disse: bisognerebbe farlo, come facciamo? No, non ti preoccupare tu. Bisognerebbe che qualcuno andasse via prima in fuga, poi io quando arrivo sul Galibier scatto lì e dopo io così vado a prendere gli altri, perché poi c'è tutto il pezzo di discesa dove io ho bisogno di qualcuno che mi dia una mano. E disse: uè, dai, tu cerca di mandar via la fuga che dopo io ci penso io. Speriamo che faccia caldo, perché lui aveva questa caratteristica: più faceva caldo, più gli altri avevano dei problemi, più lui stava bene. Mattina dopo c'era un diluvio allucinante, c'era un freddo incredibile. Mi ricordo che ci siamo alzati e abbiamo detto: vai, già prima situazione negativa. Nonostante le avverse condizioni atmosferiche, ripetiamo, qui piove e c'è nebbia, via quindi alle 11:15 per questa quindicesima tappa. È il 27 luglio, un tempo infernale non concede tregua ai corridori. Pantani azzarda l'attacco da lontano. Ecco, parte Pantani, attenzione, l'atteso scatto di Pantani. E non risponde Ulrich. Ulrich che aveva già dimostrato che quando scatta Pantani è meglio lasciar perdere. Però vediamo che si volta, vede che sta arrivando qualcuno, aspetta Leblanc. Parte Pantani che ormai è nella scia del gruppetto di testa, nella scia di Escartin. Pantani ha fatto il vuoto. Signori, quando questo ragazzo scatta non c'è niente da fare. Quando Pantani scatta fa male, non è lo scattino dei 100 metri, fa il vuoto, poi prosegue e continua ad aumentare. A 5 km e mezzo dalla cima del mitico Gavillier parte con uno scatto temerario. Luc Leblanc prova a seguirlo, ma il passo di Pantani è di quelli che fanno male. Altro passo. Pantani, un altro passo, una legnata, sta dicendo Cristiano Gatti, una legnata incredibile. Nessuno ci ha provato, Luc Leblanc ci ha provato e Escartin non sono riusciti a mantenere il ritmo. Allora mi sembra ci fosse Maini come secondo direttore sportivo, quindi lui rimaneva sul nostro gruppetto, che mi passava tramite le informazioni che aveva con Radio Corsa. E quando mi disse che aveva attaccato sul Galibier, pensai: questo è pazzo, attaccare così da lontano in una tappa con queste intemperie. È in difficoltà. Ulrich è in difficoltà. Ulrich non è più in testa, è in difficoltà. È un momento difficilissimo, forse il più difficile per il campione tedesco. Naturalmente noi sappiamo che i campioni di questa levatura, di questa classe, riescono anche a superare momenti così difficili. Ulrich ha detto: se non dovessi vincere questo tour, ugualmente ringrazio la squadra. Ecco, adesso... L'ha detto ieri sera, proprio in apertura di cronaca avevo ripetuto questa strana, ambigua, misteriosa frase di Jan Ulrich: anche se non dovessi vincere questo Tour de France, ringrazio la mia squadra che è stata veramente molto forte, è stata veramente molto leale. Pantani rimonta tutti i corridori già in fuga. Ecco che intanto Pantani sta rimontando tutti, è arrivato in testa alla corsa. Sta prendendo Rinero. Prevedibile. Pantani ormai nella scia di Rinero, Pantani ha raggiunto il francese, continua il forzighi, i tifosi impazziscono e Pantani ha un gesto di stizza, è incredibile, veramente erano anni che non vedevamo un'azione esaltante, splendida come questa.
a più di 2 minuti di vantaggio sulla maglia gialla. Vogliamo dire che non avevamo mai visto un Pantani forte, concentrato come oggi. La più grande azione di Pantani. Io non lo guardavo perché sennò poi mi demoralizzavo, perché vedere Marco passare quando andava comunque a doppia velocità, insomma, si cercava di non guardarlo perché sennò poi ti demoralizzavi e non riuscivi comunque a rimanere concentrato e fare comunque a seguire il tuo passo e salire comunque la salita. Manca ormai 1 chilometro al Gran Premio della Montagna della Galibier, Pantani solo, mentre Rinero e Gimene stanno facendo fatica. Bisogna vedere adesso fino a che punto può convenire di rimanere da solo. Tutti impazziscono naturalmente, anche gli italiani, belgi, tutti impazziscono per questa grande, splendida, indimenticabile azione di Marco Pantani. Nonostante queste condizioni atmosferiche, notate quanta gente ci sia in vetta al Galibier, un mito, una delle salite storiche del ciclismo, una delle salite storiche del Tour de France, souvenir al Rive Grange, il che vuol dire che è la vetta più alta del Tour. Siamo a quota 2645 con Marco Pantani scatenato. Sapevo la difficoltà di quella salita e vedere uno come Pantani salire era un qualcosa di emozionante, sembrava che la sua bicicletta non toccasse neanche l'asfalto. Lui era come se accarezzasse questi pedali, questo suo modo di salire con le mani basse, ogni tanto questi repentini scatti, questi allunghi, ogni tanto guardava indietro, ma neanche tanto. Era proprio il suo modo di pedalare che era diverso da tutti gli altri. Sembrava che fosse nato per andare in salita, per staccare tutti gli altri in salita. Io non ho mai visto pedalare uno così in salita. Sulla vetta del Galibier Pantani è solo, ma con lui ci sono comunque due avversari temibili, il freddo glaciale e la pioggia battente. Il distacco di Jiménez e Rinero, ecco qui Gran Premio della Montagna, vedete, mi sembra... Gli è stato passato un impermeabile da Maini, da Orlando Maini. Quando ho visto sbucare, a un certo punto ho pensato di non riuscire a passargli la mantellina, perché ero forse più stanco io di lui, perché comunque il fatto di vederlo arrivare da solo e mi si avvicinava metro dopo metro, avevo una sensazione interna di non riuscire a fare tutto ciò che di importante volevo fare, perché lui stava facendo una cosa molto grande, una cosa molto importante. Passando la mantellina per me era toccato il cielo con un dito, perché ero riuscito a fare tutto ciò che volevamo, e soprattutto lui era da solo. È caduto. Accidenti. È caduto. No, non riusciva a mettersi, no, per esatto. Fortuna non si tratta di un incidente, non riusciva a mettersi la mantellina, ha preferito frenare, aspettare l'ammiraglio a farsi aiutare. Ci fu quell'attimo in cui in cima al Galibier, appena iniziata la discesa, si fermò perché non riusciva a mettere la giacchetta, faceva freddo, aveva le mani gelate nella curva per mettersi a posto la giacchetta, che tutti noi abbiamo detto: cosa ti fermi? Cioè, ci fu un attimo di... Ma lui era troppo sicuro. Infatti la sera gli abbiamo detto: ma scusa, stai di guadagnare tempo e ti fermi. Vabbè, devo mettere a posto la giacchetta, dov'è il problema? Tanto gli davo lo stesso. Poi... Conoscendo la sfortuna che ha sempre perseguitato Pantani, avevamo paura che gli fosse successo. Niente, saggia decisione. No. Il ritardo di Pantani è di 3 minuti e un secondo. Allora
è a 10 secondi dalla maglia gialla. All'arrivo mancano ancora 42 chilometri e c'è un'altra vetta da scalare. Fa molto molto freddo, la discesa è lunga e c'è il rischio di farsi prendere dal freddo. E quando ti fai prendere dal freddo non riesci più a pedalare, come sta succedendo alle Blanche. Adesso Marco Pantani sta cercando l'aiuto di Jimenez, che riesce solo adesso a chiudere la mantellina. Adesso siamo quindi già le mani nella... proprio bloccate dal gelo, avete visto, nessuno è più neanche in grado di chiudere la mantellina. Il gelo, il freddo che bloccano veramente anche le mani. Però lui, quando stava bene, non c'era acqua o vento caldo che teneva. Jan Ulrich tenta di recuperare, ma soffre ad ogni respiro. Il tedesco bionico sembra un gigante in affanno. Maglia gialla che sta mangiando qualcosa. Anche la sfortuna si accanisce contro di lui quando buca una gomma. Attenzione! Ulrich si ferma, chiede l'intervento dell'ammiraglio. Vediamo cosa sta succedendo. Ruota anteriore. La sfortuna, dobbiamo dire, a questo punto si accanisce anche contro la maglia gialla, una maglia gialla in evidente crisi. Ora rientra. 3.14, Pantani è virtualmente maglia gialla. Pantani è virtualmente maglia gialla. E sogniamo. 9 chilometri all'arrivo, comincia la salita delle Des Alpes. Marco Pantani, che ormai ha 4 minuti di vantaggio, virtualmente maglia gialla, rilancia un altro attacco. La differenza tra Pantani, che continua a scattare, continua ad alzarsi sui pedali, continua a macinare il rapporto, e un Ulrich ormai in crisi. Merita comunque l'onore delle armi il tedesco, perché quello che ha fatto l'anno scorso, quello che ha fatto 2 anni fa, rimarrà sempre nella storia del ciclismo. Oggi quindi... prende 7 minuti, può prendere 6-7 minuti, perché non va più, si toglie la mantellina, però si toglie la mantellina mentre Pantani gli ha tolto la maglia gialla. Per Julis, 5.43 per Ulrich. Pensa che Marco non voleva neanche venire a questo tour. Per Marco Pantani è una cavalcata trionfale in mezzo ai tifosi che urlano impazziti a lei Pantani. E tutti i tifosi, qui c'è una bandiera belga che sventola. Tutti i tifosi sono presi, entusiasmati, bandiere danesi, bandiere brettoni, si applaude il campione, si applaude il gesto atletico, il campione affratella veramente tutti, in nessuno sport tutti sono così amici, tutti sono in grado di applaudire il gesto atletico, mentre ecco qua, adesso veramente è una sofferenza per il tedesco. Non riesce a tenere il ritmo. Guarda. 6 minuti il ritardo di Ulrich. Penso che in Italia in questo momento siano tutti in piedi ad applaudire, a fare il tifo per questo fuori classe.
Trionfare questa quindicesima tappa che ci rimarrà nel cuore, nel cervello, perché è stata veramente una tappa splendida, una tappa nella quale, ripetiamo, Marco Pantani ha dimostrato non solo tutta la sua classe, ma la sua saggezza tattica, il suo cuore e il suo coraggio, perché per attaccare a 40 km più o meno dalla conclusione, a 50 km dalla conclusione, bisogna avere nervi saldi, cervello fresco e grandi gambe. Era bello, era il Panta, era soddisfatto, era... non era appagato, ma era contento, capiva che ci stava dando, stava secondo me ripensando a tutte le parole che gli avevamo detto quando aveva dei dubbi se andare o non andare al tour, perciò capiva che la bicicletta gli stava dando qualcosa di importante, gli aveva dato tanti pensieri, l'aveva fatto cadere più volte, lui si era comunque rialzato e soprattutto aveva capito che stava entrando nella storia. Ed eccolo, finalmente un gesto di gioia, di trionfo, la maglia gialla. La maglia gialla a Marco Pantani. Quando Pantani taglia il traguardo, Jana Ulrich è allo sbando. Mentre ecco Pols, Riss e Ulrich. Non riesce a reggere il ritmo neppure di Udo Pols e di Bjarne Riss. 8 minuti il ritardo del tedesco, dell'ex maglia gialla. Jana Ulrich crolla al quarto posto in classifica generale, a 5 minuti e 56 secondi. Tra loro ci sono Bobby Julich a 3 minuti e 53 secondi e Fernando Escartin a 4 minuti e 14 secondi. Mettendo sulla strada il suo coraggio e la sua capacità di soffrire, il pirata ha firmato il suo capolavoro. Con un'impresa leggendaria ha restituito al ciclismo il suo orgoglio ferito. Oggi veramente una giornata dove ho avuto il coraggio di attaccare in discesa, in salita, e penso che strameritata, e penso che tutti gli avversari abbiano apprezzato questa mia vittoria. Una vittoria che comunque vada è molto significativa e mi sento di dedicarla a Luciano Pezzi, che poco tempo fa è deceduto e avrebbe sicuramente avuto un enorme piacere vedermi con questa maglia. Alla fine di quella tappa lì mi ricordo che la sera c'era contentezza, però c'era anche consapevolezza che avevamo ancora due tappe di montagna. Noi come squadra eravamo un po' rimaneggiati, eravamo rimasti in 6 e avevamo paura della Telecom perché era una bella squadra e avevamo paura nei prossimi 2 giorni che ci attaccassero. Dopo la tappa delle Des Alpes, Marco aveva accumulato un vantaggio che era impossibile non crederci, non provarci,
A quel punto lì la squadra comunque a quel punto iniziò a lavorare. Avevamo la maglia gialla sulle spalle, la maglia gialla non si mette tutti i giorni, è l'onore di una vita mettere quella maglia di quel colore, e quindi dopo si lavorò per arrivare fino a Parigi.